Io, soprattutto in questi ultimi anni, sono sceneggiatore e disegnatore, quindi realizzo come autore completo le mie opere per Topolino. Paperboy è la mia ultima fatica, o meglio dire ormai la mia penultima, visto che sto lavorando adesso alla nuova saga. Quindi Powerbridge è in pubblicazione, ma è per me molto importante perché è un progetto che avevo in mente da un paio d'anni. In realtà ho iniziato a pensarci nel 2018 e in particolare a Romix del 2018, quando ne parlai al direttore di Topolino, Alex Bertani. E io avevo un'idea di realizzare un teen drama su Topolino, cioè una di queste serie TV adolescenziali che ora sono molto in voga nelle varie piattaforme streaming, e soltanto che è un teen drama con i paperi, quindi un qualcosa di diverso da quello che si è visto, e inoltre paperi adolescenti nuovi, quindi non gli standard characters, quindi non Paperino, non Topolino ovviamente, perché parliamo di paperi, ma nemmeno Paperinic, insomma, quindi proprio paperi adolescenti in un contesto che ho pensato fosse i primi anni del Novecento, e questo si unisce a un'altra mia idea che era quella di realizzare delle storie che raccontavano la giovinezza di Lord John Quackett, alias il futuro Fantomius. Io avevo queste due idee e ho pensato di unirle. Facciamo quindi la giovinezza di Lord Quackett e rendiamola un teen drama ambientato in un college inglese che appunto lui frequentò nei primi anni del 1900. E io proposi questa mia idea, che è ancora molto fumosa, aveva ancora molto da approfondire. E la proposi appunto al direttore e parlandone insieme nacquero molte altre idee e molti dettagli anche proposti da lui che portarono poi nel corso di una lunga gestazione durata appunto da quel settembre del 2018 ad adesso, siamo al 2020, alla nascita della serie di Paperbridge. Che appunto in realtà solamente alla terza puntata ha ufficializzato con precisione che il protagonista è il giovane Fantomius, ma in realtà Fantomius in sé non si vedrà mai. I protagonisti sono Tom Duckett e Quacky, che è il soprannome, come scopriamo al terzo episodio, di John Quackett. Sono due paperi, due giovani paperi, due adolescenti completamente diversi, sia come provenienza che come carattere, perché Quacky è un giovane nobile e ricco, e come sappiamo proviene da una famiglia molto importante, londinese, i Quackett appunto. È un fratello Henry, e nonostante abbia avuto un'infanzia diciamo felice, comunque con qualche discussione col padre, ma in generale senza problemi, adesso lui da questa infanzia è arrivata un'adolescenza in cui lui ha frequentato il suo ambiente naturale, che è quello dei compagni come lui, ricchi e nobili, e lo ha portato a diventare un po' un bulletto viziato, se vogliamo. Quindi il primo aspetto del personaggio è quello di un antipatico, ricco e bulletto di alta società, così come i suoi compagni. E, al contrario, arriva in questa scuola un altro ragazzo, un altro papero dai capelli rossi, che si chiama Tom Duckett, detto Tommy. E lui, nonostante una volta il padre fosse stato ricco e infatti faceva anche lui parte della confraternita più importante del college, adesso è un papero divenuto povero, cioè la sua famiglia è divenuta povera. Lui arriva al college in quanto ha degli ottimi voti e quindi ottiene una borsa di studio e inoltre
il padre era un caro amico del rettore del college di Paperbridge. Dunque Tom Duckett arriva ed è però un papero esattamente diametralmente opposto a Quake, infatti da subito cominciano i primi attriti tra i due ragazzi che finiscono in camera insieme. L'ambientazione dei primi anni del Novecento è un'ambientazione che ormai quasi considero mia, perché dopo aver realizzato ben una trentina di episodi della saga di Fantomius ambientata nei 1920 e anni seguenti, è un periodo che comincio a conoscere abbastanza bene. Questo Paperbridge è ambientato un decennio prima, quegli anni sono per me molto interessanti, perché era un periodo in cui non solo c'era una freschezza di idee notevole, c'erano le prime invenzioni, la radio cominciava a essere un elemento importante, non c'era ancora ovviamente la televisione, ma la radio ne faceva le veci, era l'elemento che piano piano cominciava a prendere il suo posto in tutte le case. Allo stesso modo il cinema muto era molto importante, era un'epoca in cui le macchine cominciavano a essere di uso comune, seppure non erano certo quelle macchine a cui siamo, gli automobili a cui siamo abituati, erano automobili degli inizi, ma già tra queste c'era una bella differenza tra l'automobile di lusso, che appunto usano i ricchi, le ricche famiglie che vanno al college di Paperbridge per esempio, e gli automobili invece meno lussuose, più diciamo familiari, che usa la famiglia dei Duckett. E tra l'altro in quel periodo mi piace anche molto l'abbigliamento e la moda, in particolare le donne avevano una loro linea molto importante, in cui tra l'altro si riscontra la figura della Flapper Girl, che erano queste ragazze, queste donne emancipate che avevano ormai questa moda dei capelli corti alla maschietta, come si dice, gonne corte e comunque cappellini, era una moda che è anche molto bella da disegnare, perché ovviamente io oltre a scrivere disegno, quindi valuto molto anche questo elemento in quello che apprezzo e mi piace. E insomma sono anni che anche soltanto per l'idea dello steampunk, cioè delle invenzioni che si possono creare con gli elementi presenti in quell'epoca, mi ispira molto e mi attrae per poterne parlare. Il colore è una cosa molto importante in queste mie storie, sia la saga di Fantomius che quella di Paperbridge. Quello che io ho voluto da subito è che queste storie fossero riconoscibili, ossia che aprendo il topolino si capisse subito che non era una storia ambientata nel solito periodo a cui siamo abituati leggendo le storie di Paperino e Topolino, ma un periodo diverso, un periodo antecedente, e non siamo quindi nell'attualità, siamo in un periodo retro, e questo effetto ho pensato di ottenerlo con questi colori chiamiamo desaturati, quindi meno luminosi se vogliamo, che ricordano un po' un tempo e anche una carta datata, ecco. Questo effetto lo ottengo anche con una supervisione che mi richiede un po' di giorni per controllare e rivedere alcuni dettagli, ma è un effetto che devo dire mi piace e per il quale ho avuto dei riscontri molto positivi anche da parte dei lettori. Per riguardo l'ambientazione, quindi questi anni che ovviamente io non ho vissuto, non c'era altro modo che documentarmi guardando film, leggendo libri e ovviamente ormai con internet. E devo dire che di documentazione ne ho trovata davvero tanta, perché gli anni 20, ma in particolare i primi anni del Novecento, sono un periodo che è stato molto utilizzato negli ultimi anni nel mondo anche cinematografico. Mi viene in mente
Così al volo, The Artist è un film molto importante, girato in bianco e nero, che rappresenta quel periodo, ma anche un film di Woody Allen, ambientato a Parigi, in cui il protagonista torna indietro nel tempo agli anni 20 e poi addirittura un ulteriore salto nel tempo indietro alla Belle Époque. Quindi comprendiamo sia la saga di Fantomas che la saga di Paperbridge in quel film, se vogliamo. Quindi di documentazione ne ho avuto in abbondanza. Poi ovviamente ho preso vari libri, guardato molte immagini, sia per i vestiti che per diciamo gli interni delle case, ma anche, insomma, anche gli esterni, anche i palazzi da internet, e tutto questo nel possibile ho cercato di riportarlo su Topolino. Il fatto che Paperbridge sia una serie in cui non abbiamo gli standard characters, quindi i personaggi cui siamo legati da sempre, uno per tutti Paperino, ma anche, insomma, Zio Paperone e company, è stato sicuramente un elemento di rischio. Era comunque un'avventura presentare una saga in 5 episodi in cui i paperi sono totalmente nuovi. Anche il giovane Lord Quackett, se vogliamo, è un personaggio nuovo, in quanto Fantomas ormai sì, è un personaggio conosciutissimo. Ma insomma è sempre risalente a quando io ho iniziato a lavorare, e comunque lui da giovane non si è mai visto, quindi sono personaggi assolutamente innovativi, e il rischio che magari potessero non piacere o comunque non attirare così quanto i personaggi adulti cui siamo abituati era presente. Io ammetto che ho avuto una certa ansia nel vedere se questa saga sarebbe stata apprezzata, e il fatto che i primi riscontri sono stati molto positivi mi ha fatto davvero piacere. Io, come studente della Scuola Romana di Fumetti, ero, diciamo, un incrocio, una via di mezzo tra Tom Duckett e Quacky, perché non ero sicuramente un bullo ricco e nobile, ma nemmeno un timido, un po' ragazzo povero, ecco. Quindi mi sono trovato anzi molto bene, ho familiarizzato subito con i compagni, ci divertivamo anche diventandone amici subito, diventando amico subito di tutti, quindi da quel punto di vista forse ero più vicino a Quacky, però non c'era l'effetto bullismo che invece all'inizio, perlomeno nelle prime puntate, è presente in Paperbridge. E devo dire che come scuola mi sono trovato molto bene anche con i professori, quindi da quel punto di vista forse sono più vicino al rapporto che hanno i ragazzi con il rettore, che appunto li considera tutti un po' suoi discepoli, suoi figli di cui prendersene cura. Allora, sicuramente sì, il rettore di Paperbridge si avvicina molto alla mia idea di insegnamento. Io nel mio rapporto con gli studenti innanzitutto tengo molto presente quello che ero io, quindi quando io ero studente, quello che avrei voluto dai professori e che ho avuto in realtà. Cerco quindi di rimanere su quelle mie idee, e tengo molto a una interrelazione con i ragazzi, quindi io parlo con loro, ma voglio che anche loro parlino con me, e quindi le mie lezioni sì, sono improntate sugli insegnamenti tecnici che posso apportare, ma c'è anche molta chiacchiera, se vogliamo, che è un po' una cosa caratteristica della mia figura. Una chiacchiera che mira anche ad avere un rapporto, diciamo così, se vogliamo, tra virgolette, di amicizia con loro. Ci tengo a non essere una figura, diciamo, autoritaria a cui avvicinarsi con timore, come potevano essere forse nei primi anni del Novecento i professori nei college.
preferisco essere più non lo so, un amico o uno zio, ecco, qualcuno a cui magari chiedere un consiglio per qualche cosa che è importante per loro. Il lavoro di Paperbridge, come ho accennato, è stata in realtà un lavoro durato 2 anni, dall'idea iniziale, poi insomma edulcorata o comunque approfondita, eliminando qualcosa o aggiungendone altre, anche di concerto con il direttore, con la redazione, e sono passati ben quasi 2 anni di lavoro per poi arrivare alla pubblicazione. Non ci sono stati veri ostacoli, perché le idee venivano espresse e considerate, e dopo si trattava solo di realizzarle su carta, ma sicuramente quello che i ragazzi devono in generale capire è che non ci può essere mai un riscontro immediato, soprattutto all'inizio. Ci vuole un certo tempo necessario per cui un autore, un disegnatore porti avanti le sue idee fino al momento in cui queste idee vengono prese in considerazione o comunque possano essere realizzate compiutamente. La fretta non è sicuramente un aiuto, non è buona consigliera, come dice il proverbio. Allora, assolutamente il nuovo anno della Scuola Romana dei Fumetti è iniziato, e io ne sono lieto e sono proprio qui ad aspettare i ragazzi. Sicuramente molti di loro li vedrei volentieri a Paperbridge, anche se Paperbridge comporterebbe un rigore maggiore di quello a cui sono abituati, e quindi non so se loro si troverebbero così bene come penso si trovino con noi a scuola. Io posso solo approfittare di questo momento per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, sia a quelli che già ci conoscono e mi conoscono, quindi quelli che hanno già fatto il primo, secondo anno e gli altri anni successivi, e sia i nuovi, quelli che si apprestano a conoscerci entrando qui per il primo anno e frequentando le nostre lezioni. E non so, magari potrebbe essere una cosa divertente se vi provaste a chi va a disegnarvi come paperi che vanno a Paperbridge, quindi come se la Scuola Romana dei Fumetti diventasse il college di Paperbridge, quindi disegnarvi voi come ragazzi con tanto di becco che frequentate la SRF a Paperbridge.